Ho fatto sempre parlare più che le chiacchiere i numeri, perché alla fine i risultati ci hanno dato sempre ragione. Noi abbiamo investito in questi 4 anni 84 milioni di euro di opere finanziate e fatte. Era l'idea in parallelo di mettere mano alle nostre strade e siamo arrivati su tantissime strade. Ecco, abbiamo sistemato, messo in sicurezza tante strade, anche se ci sono ancora altre strade da sistemare, che sistemeremo, chi verrà dopo di me, nei prossimi anni, nei prossimi mesi, perché abbiamo lasciato quasi 90 milioni di euro di interventi finanziati, di cui 10 ecco, vedranno la luce nei prossimi mesi, specialmente quelle strade dove arrivano tante critiche, tipo ecco, io parlo del Ceppo, della zona di Valle Castellana, lì abbiamo messo 3 milioni di euro grazie, e quello devo dire, alla Regione Abruzzo, al Presidente Marsiglia, al Sottosegretario Umberto D'Annunzio, a tutta la Giunta regionale, che hanno creduto ecco, di dare una siringata importante di finanziamenti alla nostra provincia. Ecco perciò 84 spesi e 90 da spendere. Anche qui sulla scuola abbiamo fatto 8 milioni di euro di interventi, più ne abbiamo lasciato di ricostruzione circa 140 milioni di euro. Ma non ci siamo fermati a fare l'ordinario, ho detto sempre la visione straordinaria. Abbiamo pensato, ecco qui, di realizzare la famosa strada della montagna, la chiamo io, che poi si è diventata la strada panoramica, che dalla 24 collegherà la zona di Montorio. Siamo già alla progettazione esecutiva finanziata per 500.000 euro, questo è importante, e poi sarà soggetta a finanziamento, e quello produrrà ricchezza alla nostra provincia, al territorio montano, perché valorizzerà quella parte di territorio che già va forte in sé per le bellezze che abbiamo, e sarà tutelato anche il patrimonio dei singoli cittadini che hanno sofferto per tanti anni su quella zona con una sola strada. E poi ecco le opere infrastrutturali che non sono mai finite: il ponte ciclo pedonale che abbiamo fatto e realizzato e consegnato, il braccio a mare a Roseto che quasi sta per finire, e sta per partire il varo del famoso ponte di Castelnuovo. Immaginate, sono opere finanziate 16-20 anni fa, che abbiamo fatto in 4 anni, e chiudo, e lo abbiamo fatto, e ci tengo, nel periodo peggiore della storia del mondo, perché abbiamo lavorato con un lockdown che nessuno sapeva che cosa significa, nessuno sapeva come comportarsi, neanche lo Stato, il mondo sapeva come fare, tant'è che ci hanno rinchiusi in casa. Ecco, l'abbiamo fatto in questo periodo qui, anche con la guerra, senza materiali, con gli aumenti materiali, ogni volta arriva di prezzi, rifinanzia. Ecco, questo è stato il governo di Bonaventura, insieme a tutti gli amministratori che mi hanno seguito. Ecco, lo dico al gruppo, il gruppo ha fatto la forza, io sono stato bravo a fidarmi del mio vicepresidente Luca Frangioni, di Lanfranco Cardinali, ecco, dell'assessore Gennario Di Lorenzo, di Ennio Pavone, di Giovanni Luzzi, di Ivano Costantini, di Luca Corona, di tutti i miei vicini. Devo ringraziare la struttura, la provincia, che ho spremuto come dei pompelmi. Loro hanno lavorato allegramente e tutto quello che vedete è grazie a loro. C'è il rammarico di non aver messo fine ai prodigi? Eccoci qua, la verità sta sempre bene. Ecco, l'unico neo che mi porto è la butade di Prati di Tivo, Prato Selva, dove sapete c'è una società che è la Zassona Mano, ormai famosa, che sta in liquidazione. Comunque, ecco, non sono riuscito a chiuderla nel mio mandato, ma nella prossima primavera estate la butade giuridica amministrativa sarà chiusa e si metterà fine a questa società. Gli impianti, ok, troveranno un proprietario e si ripartirà con un'era nuova. Ma io sono fiducioso, perché i Prati di Tivo, ecco, sono già oggetto di investimenti da parte di privati che hanno ricomprato strutture recettive obsolete, dove rifaranno interi immobili con servizi nuovi. Sento delle spa, ecco, saranno delle opportunità per il nostro territorio. Ecco, questo è un neo che però nel breve sarà chiuso. Da lunedì sarà solo sindaco, o nel prossimo futuro la possiamo vedere anche altrove? Come dico sempre, sono sempre, qualcuno mi diceva in campagna elettorale, perché sembra che sei felice, ti candidi. No, non sarò mai triste per quello che lascio, perché sono contento per quello che ho dato, perché abbiamo dato tutto, più di quello che potevamo. Da domani sarò sempre cittadino, tant'è che dico chiamatemi sempre Diego, io ho fatto il custode più che il presidente di questa provincia, dico sempre sarò sindaco e mi occuperà sempre delle mie comunità.